domanda che mi viene nella seconda. La prima è questa. Allora, quindi da quello che ho capito, voi prevedete che i gruppi rimangano, che questa attività, ci sono varie attività strutturate con gli stessi gruppi, ma con ruoli diversi. Quindi fare un'attività sola con questa metodologia non ha tanto senso, perché poi uno non può più, cioè se ha fatto l'osservatore una volta, poi dovrebbe provare a fare il sostenitore nella seconda. Fare un'attività sola non ha tanto senso. Se io faccio una dovrei rifarla con gli stessi gruppi. Non la medesima, nel senso non che la faccio medesima, uno io, per questo è auspicabile che il consiglio di classe si attivi in maniera più poderosa possibile per fare queste cose. Per esempio l'anno scorso eravamo partiti con questa sulla favola, prima un passaggio più rapido forse con Nervi sul testo regolativo e poi contemporaneamente Storia faceva il tesoretto. Sempre con gli stessi gruppi, cambiando i ruoli. Poi in alcune classi non siamo mai riusciti a mantenere gli stessi gruppi per situazioni. Però comunque un significato, comunque, cioè se io ho fatto parte come osservatore di un gruppo, poi per vari motivi magari l'altro insegnante non riesce a mantenere lo stesso gruppo, comunque qualcosa ha senso. Certo, perché tu cominci a metterti in gioco in un ruolo, cioè capisci che di poter lavorare insieme agli altri, non solo cercando di portare avanti un progetto, ma assumendoti un ruolo, cioè nel senso che la cosa interessante di questo, cioè questi studiosi, questi ricercatori che sono soprattutto anglosassoni, a me poi come dire, questa cosa lascia un po' perplessa, perché questa roba del cooperative learning funziona tantissimo oltreoceano, cioè Johnson & Johnson sono ricercatori statunitensi, la Cornell si è come dire, specializzata in ambito statunitense e poi anche israeliano, perché il nome come dire. Queste persone, questi studiosi che sono decenni che lavorano su queste cose, dicono che si dovrebbe lavorare a livello cooperativo fino all'80%, nel senso che ricalibrare il tuo ruolo di docente e delegare la tua figura dell'80%, cioè nel senso che il tuo ruolo verrebbe a pesare nell'economia della lezione soltanto per il 20%. Cioè noi adesso abbiamo proposto un'attività che potrebbe essere la conclusione di un'unità didattica. Al contrario Cohen soprattutto dice benissimo, devi spiegare qualcosa, tu dai solo il materiale, poi loro farà, tu dai il materiale, i gruppi, i ruoli e poi loro dovranno andare avanti, perché la loro intenzione sarebbe questa. Loro dimostrano che nelle situazioni più come dire eccezionali si arriva ad una pratica di questo tipo. Per quanto ci riguarda è abbastanza come dire fantascientifico, almeno per quanto mi riguarda, però vedere che dall'inizio dell'anno alla fine i ruoli vengono introiettati e comunque ci sono, specialmente nella classe dove conto io, ci sono state delle situazioni in cui veramente c'è stata una presa di coscienza da parte di determinati ruoli e loro si sono già accorti della differenza di lavorare come, che ne so, osservatore e come moderatore. Poi un'altra domanda, grazie. La domanda era forse meno importante, però mi interessava, cioè quando voi date durante il lavoro questi punteggi, poi in realtà però sono solito una cosa per far notare che avete visto. Beh, però quando non è un punto non corrisponde a un voto intero, perché altrimenti alcuni gruppi vanno sotto lo zero, soprattutto all'inizio. Però ti serve per giustificare poi il voto che dai sulle dinamiche di gruppo, che dai alla fine. Cioè se è un gruppo dai 6 nelle dinamiche di gruppo, nel comportamento, nella cooperazione. Perché poi devi spiegare i voti. Io a questo gruppo ho dato 6 perché avevano 3 punti penalità, perché tu paghi da 10, poi togli 3. No, non puoi togliere, perché altrimenti vai a meno 25. No, nel senso, a meno 25 no, però fai che 3 o 4 penalità, ogni gruppo li prendeva, la vecchia C ne prendeva, diciamo, quindi devi anche, c'era Claudio, poi Paolo. Scusa, in un certo senso, era solo una
una precisazione, in un certo senso devi anche spiegare cosa vuol dire togliere questo punto, sì, cioè quasi dare un valore che non lo la spiega a vedere. Io direi che non sto parlando di questo, se alzate la voce togli un punto. Questo punto loro lo sai, lo vogliono sapere quanto sì, vale. Ma io, nel senso che è tutto in proporzione, se una squadra ha 4 punti penalità, una non ne ha, l'altra ne ha 2, l'altra ne ha 1, è ovvio che questo influenzerà il prodotto del comportamento. È più una proporzione. Non c'è una connessione direttissima, perché dando il voto in decimi... Però lo sai che loro... Più è una sì, proporzione. Sì. Però comunque loro sanno anche, scusate, loro sanno anche che tu devi compilare la scheda tua dell'osservatore, quindi quando si fa il feedback, quella che è la famosa 2 più 1, quell'ora di feedback, cioè... C'era una reazione tra ruolo e apprendimento, cioè nel senso che se poi avete fatto questo ragionamento delle relazioni tra i ruoli e l'effettivo apprendimento di quella unità, di quel gruppo, di quella, e se poi c'è una relazione tra partecipazione e ruolo, cioè nel senso se avete visto una relazione tra coloro che svolgevano il lavoro e i ruoli che avevano. Allora, sulla seconda... Cioè nel senso che se il coordinatore era quello che effettivamente se partecipava di più... No, allora intanto non c'è... Allora Valentina, vuoi rispondere tu? O ci pensi ancora? No, è difficile, poi è uno dei nodi principali, nel senso che poi... magari svolgevano meno bene il loro ruolo, però... Diciamo che la partecipazione finora, almeno per le classi in cui ho lavorato io, non è stata modificata tantissimo dai ruoli. È più facile che abbiano svolto più o meno bene il loro ruolo e non che abbiano partecipato di più perché avevano quel ruolo specifico lì. Però il fatto di avere tutti un ruolo li ha tirato dentro anche quelli che normalmente sarebbero stati un po' più fuori. Però questo salto di qualità qui ancora io non lo prendo. Sì, no, invece io... nel senso di partecipazione. Sì, sì, nel senso che anche uno che sarebbe ai margini in qualche modo... E sull'apprendimento si è più uscito dalla mia scuola. Cioè non so se... Cioè, ci sono stati dei momenti in cui l'osservatore secondo voi apprendeva di più? Apprendeva di più rispetto alla fase. Se c'è stata una relazione tra apprendimento e cioè non rispetto però al fatto di avere un ruolo da segretario e un ruolo da osservatore, questo no, cioè il fatto che siano ruoli del come e non del cosa fa sì che poi sull'apprendimento stiano tutti partano tutti nello stesso modo con le loro differenze per carità, sì. Però non sono i ruoli a portarli più o meno vicini all'obiettivo. Sai cosa Claudio? Se si organizza in modo più specifico, un po' più, cioè ancora più strutturato questo lavoro, si possono assegnare proprio dei ruoli di apprendimento. Che ne so, c'è uno che ha il compito di ricapitolare, uno che ha il compito di precisare, cioè ruoli che non sono elaborare, proprio, cioè altri compiti specifici di apprendimento. Allora se si va su quello poi uno può verificare che su quel compito lo svolga sempre meglio. Anche finora sicuramente il segretario però è stato quello che un po' era costretto a tenere più le fila del lavoro e quindi sì. E questo è influenzato poi nella motivazione, nella dei ruoli. Un po' sì. Sì, cioè nel senso che comunque per costringere Pierino, che è sempre un po' ai margini, a lavorare, a sentirsi incluso, è chiaro che la prima mossa che fai, al primo lavoro, lo metti come segretario, sempre che non sia, che non abbia problemi di scrittura, eccetera, eccetera. O comunque limiti anche come, se invece è quello che anche lì, anche l'osservatore ti mette in gioco, diciamo che nella fase 0, cioè la fase 1, quella da 3 sono i ruoli, moderatore, segretario, osservatore, quelli che ti costringono a essere in gioco subito, perché mi devi dare qualcosa, cioè tu mi devi portare la bella del lavoro e tu, segretario, mi devi portare la scheda compilata. Quella lì non c'è tanto che tenga, devi entrare nel gioco. Se vuoi stimolare quelli che stanno ai margini, questo assolutamente le prime mosse sono queste da fare, perché poi comunque, cioè, lì per forza questi ti devono portare qualcosa. Avete usato questo sistema? Sì, almeno personalmente sì. Fabio,
No, no, dimmi, scusa. No, no, vabbè, sono diventato molto. Potrebbe esserci anche esattamente il sistema opposto. E cioè, visto che esiste il punto di penalità. Ma vedi, noi il problema è che cioè, noi ci siamo spinte anche un po' in maniera, come dire, artigianale su certe cose, perché le letture sono state fatte, però vorremmo anche adesso, come diceva Simone prima, io obiettivamente sento il bisogno di qualcuno che adesso mi dica ok, sei stata brava, hai fatto le cosine un po' a bricolage come nel tuo personaggio, però adesso cerchiamo di tirare un po' le fila, perché voglio dire, non so se è il momento opportuno per dirlo, però ci sono ancora tanti buchi neri, come avevamo detto a giugno, c'è tutta questa inclusione, cioè i soggetti, quelli deboli, 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 alla fine poi comunque le lacune ci sono, cioè non è che riesci a, capisci, quindi bisognerebbe comunque capire, ecco, quello che mi lascia un po' perplessi di tutti questi testi sacri è che mi sembra un pochino quelli che vanno in giro col bollone, qua vuoi dimagrire ti dico come, no? Cioè anche sta coin, anche si Johnson & Johnson, mi sembra tutto un po', forse per colpa della traduzione dall'americano all'italiano fatta malissimo, però comunque la sensazione che cioè, sia tutto molto miracoloso e di lunga vita, però poi in classe ci sono io. Allora, sicuramente vi aiuta, mi ricordo l'anno scorso in prima ci ha aiutato a capire, a conoscere bene i ragazzi e a far sì che si conoscessero fra di loro. C'è una serie di conflitti che forse in una classe esplodono dopo sei mesi, sono esplosi al primo mese e si sono veramente conosciuti tanto fra di loro. A livello di apprendimento, prima che un gruppo diventi ad alto rendimento, deve lavorare insieme tanto tempo, che sia di adolescenti, di adulti o di chiunque. Qualsiasi. Quindi rispetto all'apprendimento gli obiettivi sono più a lungo termine, quelli immediati sono quelli rispetto al confronto e all'abilità sociale, all'esplosione e alla risoluzione dei conflitti, a questo. Perché la prima cosa è cioè, che se lavorassimo sempre in questo modo probabilmente il programma in italiano sarebbe una lentezza pazzesca. Il rischio del nord sia quello che poi tra adulti riuscisse ad arrivare alla definizione rapidamente dei ruoli, siccome poi lo scopo è quello della risoluzione del problema. Nel momento in cui arriviamo alla risoluzione dei ruoli, io sarò sempre osservatore, perché così molto poco, il segretario sarà sempre lei, sempre. No, la settimana dopo il segretario è un altro, sono io magari. Però posso dire una cosa, che secondo me noi l'anno scorso abbiamo sofferto molto il fatto di non sapere bene, e non sappiamo bene neanche adesso, quali siano i compiti adatti per un'attività di questo tipo. Perché un po' abbiamo capito che avevano dei limiti i lavori che facevamo rispetto alla durata, però proprio rispetto alle abilità che mettono in gioco. E su questo, per esempio, una delle letture estive qualcosa in più ci ha detto sull'inclusione, perché se noi al di là dei ruoli riusciamo a preparare delle attività che mettano in gioco diverse abilità, allora sulle diverse abilità riusciamo a coinvolgere i ragazzi in modo diverso. Perché uno dei problemi che hanno questi gruppi è quello, cioè uno dei problemi su cui devono lavorare questi gruppi è quello di modificare lo status che viene attribuito a ciascun ragazzo. Tra il dire e il fare, come diceva Paola, la strada è lunghissima, è vero che questi testi sacri poi più di tanto risposte non te le danno, però se noi riuscissimo a trovare effettivamente dei lavori complessi che mettono in campo abilità diverse, allora forse il ragazzino che sulla lettura si tira indietro perché sa che non è abile su questo e sa soprattutto che non essere abile su questo gli fa giudicare uno status particolare, magari se gli troviamo qualcosa da manipolare o comunque un computer davanti o gli diamo la possibilità di esprimere le sue abilità in un certo tipo, allora l'equilibrio all'interno del gruppo cambia. Però è difficile trovare un compito, un lavoro che metta in gioco diverse abilità. Quando ci abbiamo provato l'anno scorso poi ci siamo scontrati anche su cose banali come i network che non funzionavano o altre. Diventa molto più complesso, però è lì secondo me che cambia effettivamente, perché se ci si limita ad attività di scrittura le cose rimangono presso a poco come erano quando siamo partiti. Sì, se insieme alla favola devono illustrare un episodio o fare altre attività usando magari anche linguaggi diversi, il compito diventa più complesso e permetto a ragazzi che hanno modalità diverse di partecipare ancora di più. Questo è un esempio veramente che abbiamo fatto terra, terra, terra banalissimo. Effettivamente più è complesso il compito,
tipo se c'è la complessità ci dobbiamo arrivare. Quindi i laboratori. La laboratorio, questa la trasversalità, la compagine, cioè, per questo all'inizio abbiamo detto, ok, non siamo obbligati ad assumerlo tutto in toto nel consiglio, però è chiaro che la trasversalità è fondamentale. Però tipo nei laboratori, cioè, parlavo con Andrea che sta preparando un'unità nuova, laboratori di educazione al patrimonio, laboratori espressivi, c'è un sacco di spazio per costruire dei compiti più complessi, come diceva Valentina. Che non siano quelli classici come abbiamo fatto adesso. Paradossalmente come abbiamo fatto vedere adesso, che voglio dire, è la cosa più semplice, classica, però... No, si riallaccia per certi versi, la risposta è anche parzialmente già data, però volevo dire, se la modalità è quella, e io apprezzo che sia quella, con i tempi ben determinati, perché penso che sia fondamentale, però è pur vero che all'interno di un gruppo dove c'è un bambino, un ragazzino che ha una difficoltà di scrittura, visto che i ruoli si girano, perché se il ruolo rimane fisso, no, ma se il ruolo viene... Questo blocca il gruppo. Noi abbiamo dei bimbi gravemente disgrafici, non lo metterò mai dal segretario a meno che non sia in grado di usare molto rapidamente il computer. Appunto, cioè, c'è anche ci sono delle sacre eccezioni, perché quando arriva Ginetto che è disgrafico, tanto lo stabilisci sempre tu il ruolo. Cioè voi usate disgrafico perché vedete disgrafico perché vedete disortografico. Disgrafico, cioè che ha problemi in generale, quelli che non si legge, quello che legge, disgrafico. Non metterò mai come, non so, se nella restituzione del prodotto devo leggere ad alta voce. Infatti. Cioè, un'altra cosa volevo chiedere invece, come gestite le assenze? Perché è una scemenza, però sono quelle che poi ti rovinano veramente nei fatti la situazione. Se tu non ho un secondo cast, io mi danno davvero, cioè, perché è successo, succede sempre. E allora, se hai il gruppo semplice, quello con i soli tre ruoli, ma composti da 5 persone, è facile perché ti troverai comunque sempre, e quindi già non hai problemi. Se invece hai il gruppo da 5 con i 5 di 5 ruoli, uno per cerchi di eliminare quello di cui puoi fare a meno. Cioè il sostenitore. Se il gruppo da 3 ne ha solo 2, togli il moderatore, per comunque l'osservatore, cioè togli, è brutto dirlo in tutta questa architettura che sembra perfettina, però togli quello di cui puoi fare a meno. Quindi nel gruppo da 5, non so, togli il sostenitore, togli il supervisore. Nel gruppo da 3 ne hai solo 2, comunque uno ti deve scrivere l'altro. Chi devi togliere? Cioè, chi puoi togliere nel gruppo da 3? Io non so, poi i sacri testi si mi fulminano. Io tolgo un moderatore, perché comunque in 3 ruoli uno mi deve scrivere e l'altro mi deve restituire la scheda di osservazione dell'osservatore. Quindi non so, Laura, come hai fatto, però. Però anche questo mi piacerebbe saperlo da qualcuno che. Io ho la sensazione che la signora Cohen, che entra in una classe da 35 anni, le assenze non le aveva mai gestite, per dire, eppure la prima cosa che però aspetta, la cosa anche l'emergenza di una giornata con un assente la risolvi, come dice lei, o togliendo il moderatore, o di volte in volte in modo diverso. La verità è che se io faccio un lavoro su lungo termine, se un giorno c'è un assente, non mi va a penalizzare così tanto. No, andrà avanti a lavorare, saranno in 2 anziché in 3, ma vanno avanti. Mancherà un ruolo, essendo un ruolo di gestione, mi impedisce di lavorare sul compito, anche se siamo in 2. Quindi non è così grossi problemi. Quello che voglio dire è che si possono produrre un regolamento, può essere anche un'attività di studio. Potrebbe essere che hanno delle schede o del materiale, immagini, oggetti e devono lavorarci in un momento. Secondo me è anche interessante nell'ottica della trasversalità, mezzi tecnici, cioè permettendo, come dire, mi viene in mente, non so, pensi ai vari laboratori espressivi ai quali per esempio noi in italiano prendiamo parte, che spessissimo sono a coppie o a gruppi, organizzarli in maniera cooperativa in questo senso, dove il classico lavoro di gruppo che non so fai per fare il corto piuttosto che la sceneggiatura, quello che è, lavorare in questo modo, nell'ottica delle competenze, nell'ottica dell'inclusione.